Significativa in questo giorno di festa, e chiediamo di pregare non solo con noi ma per noi, affidando questa comunità al Signore Gesù perché continui a condurla e a custodirla secondo la sua volontà.
fratelli carissimi, sorelle carissime, diamo inizio a questa celebrazione con grande gioia. Io vorrei sentissimo in mezzo a noi la presenza di Gesù. Non lo vediamo, ma è qui. Lui ci guarda uno a uno, ci conosce perfettamente, ci ama immensamente e in questo momento ci perdona ancora una volta tutti i nostri peccati. Tu che sei la nostra Pasqua, Kyrie Eleison. Tu che sei la nostra vita, Kyrie Eleison. Tu che sei la nostra gioia, Kyrie Eleison. Gloria a Dio. Gloria a Dio nell'alto dei cieli. Ascoltate ora la mia difesa davanti a voi.
Quando sentirono che parlava loro in lingua ebraica, fecero ancora più silenzio. Ed egli continuò: «Io sono un giudeo, nato a Tarso in Cilicia, ma educato in questa città, formato alla scuola di Gamaliele, nell'osservanza scrupolosa della legge dei padri, pieno di zelo per Dio, come oggi siete tutti voi. Io perseguitai a morte questa via, incatenando e mettendo in carcere uomini e donne, come può darmi testimonianza anche il sommo sacerdote e tutto il collegio degli anziani. Da loro avevo anche ricevuto lettere per i fratelli e mi recai a Damasco per condurre i prigionieri a Gerusalemme, anche quelli che stanno là, perché fossero puniti. Mentre ero in viaggio e mi stavo avvicinando a Damasco, verso mezzogiorno, all'improvviso una grande luce dal cielo sfolgorò attorno a me. Caddi a terra e sentii una voce che mi diceva: «Saulo, Saulo, perché mi perseguiti?» Io risposi: «Chi sei, o Signore?» Mi disse: «Io sono Gesù, il Nazareno, che tu perseguiti». Quelli che erano con me videro la luce, ma non udirono la voce di colui che mi parlava. Io dissi allora: «Che devo fare, Signore?» E il Signore mi disse: «Alzati e prosegui verso Damasco. Là ti verrà detto tutto quello che è stabilito che tu faccia». E poiché non ci vedevo più a causa del fulgore di quella luce, guidato per mano dai miei compagni, giunsi a Damasco. Un certo Anania, devoto osservante della legge, estimato da tutti i giudei largidenti, venne da me, mi si accostò e disse: «Saulo, fratello, torna a vedere». E in quell'istante lo vidi. Egli soggiunse: «Il Dio dei nostri padri ti ha predestinato a conoscere la sua volontà, a vedere il giusto e ad ascoltare una parola dalla sua stessa bocca, perché mi sarai testimone davanti a tutti gli uomini delle cose che hai visto e udito. E allora, perché aspetti? Alzati, fatti battezzare e purificare dai tuoi peccati, invocando il suo nome». Dopo il mio ritorno a Gerusalemme, mentre pregavo nel Tempio, fui rapito in estasi e vidi lui che mi diceva: «Affrettati ed esci presto da Gerusalemme, perché non accetteranno la tua testimonianza su di me». E io dissi: «Signore, essi sanno che facevo imprigionare e percuotere nelle sinagoghe quelli che credevano in te. E quando si versava il sangue di Stefano, tuo testimone, anche io ero presente e approvavo e custodivo i vestiti di quelli che lo uccidevano. Ma egli mi disse: va, perché io ti manderò lontano alle nazioni». Fino a queste parole erano stati ad ascoltarlo, ma a questo punto alzarono la voce gridando: «Togli di mezzo costui, non deve più vivere». Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Thank you.
parte. La lettura apostolica ci illumini e ci giovi. Lettera agli Ebrei. Fratelli, a Cristo è resa questa testimonianza. Tu sei sacerdote per sempre, secondo l'ordine di Melchisedec. Sia così l'abrogazione di un ordinamento precedente a causa della sua debolezza e inutilità. La legge, infatti, non ha portato nulla alla perfezione, e si è invece introduzione di una speranza migliore, grazie alla quale noi ci avviciniamo a Dio. Inoltre, ciò non avvenne senza giuramento. Quelli, infatti, diventavano sacerdoti senza giuramento. Costui, al contrario, è il giuramento di colui che gli dice: il Signore ha giurato e non si pentirà. Tu sei sacerdote per sempre. Per questo Gesù è diventato garante di un'alleanza migliore. Inoltre, quelli sono diventati sacerdoti in gran numero, perché la morte impediva loro di durare a lungo. Egli invece, poiché resta per sempre, possiede un sacerdozio che non tramonta. Perciò può salvare perfettamente quelli che per mezzo di lui si avvicinano a Dio. Egli infatti è sempre vivo per intercedere a loro favore. Questo era il sommo sacerdote che ci occorreva, santo, innocente, senza macchia, separato dai peccatori ed elevato sopra i cieli. Parola di Dio. Grazie a Dio. Gesù capì che volevano interrogarlo
e disse loro: state indagando tra voi perché ho detto un poco e non mi vedrete e un poco ancora e mi vedrete? In verità io vi dico, voi piangerete e gemerete, ma il mondo si rallegrerà. Voi sarete nella tristezza, ma la vostra tristezza si cambierà in gioia. La donna, quando partorisce, è nel dolore, perché è venuta la sua ora. Ma quando ha dato alla luce il bambino, non si ricorda più della sofferenza, per la gioia che è venuto al mondo un uomo. Così anche voi ora siete nel dolore, ma vi vedrò di nuovo e il vostro cuore si rallegrerà e nessuno potrà togliervi la mia gioia. Parola del Signore. Gloria a te, o Cristo. Carissimi fratelli, carissime sorelle, devo dirvi innanzitutto che sono contento di essere con voi questa mattina per questa celebrazione particolarmente importante. Giustamente diceva prima Don Mauro, la nostra chiesa, la nostra parrocchia, inaugurata, consacrata dal Cardinale Martini, che era, lo dico indegnamente, mio padre spirituale, con lui ho lavorato, ho pregato, ho cercato il Signore e quindi sentiamo anche la sua presenza così importante, così spirituale, così forte. La nostra Chiesa, che ha 30 anni e che ne avrà tanti ancora davanti a sé, è la dimora di Dio, perché la Chiesa è la dimora di Dio, così come era il Tempio di Gerusalemme nel Primo Testamento. Gesù è presente in questa casa. Ma io mi chiedo, e chiedo a voi, perché Dio vuole abitare in mezzo a noi? Perché Gesù vuole abitare in questa chiesa? E la risposta potrebbe essere perché Dio, perché Gesù vuole stare vicino a noi per aiutarci di più. Può essere una risposta questa? Vuole essere più vicino a noi per aiutarci di più, per farci del bene più da vicino. Ma è una risposta giusta che però non convince fino in fondo. La risposta giusta è che Dio, Gesù, vuole stare in mezzo a noi perché gli piace stare con noi. Non scandalizzatevi. Non lo fa tanto per noi, quanto lo fa per Lui. Quando due persone si vogliono veramente bene, pensate a due fidanzati, a due sposi, qual è la cosa che desiderano immediatamente? Andare a abitare insieme. Io non posso stare senza di te, amore mio, dice lui a lei. E anche lei dice a lui: non posso stare senza di te, voglio vederti, voglio incontrarti, voglio abbracciarti. La stessa cosa dice Gesù nei nostri confronti. Questo non lo penso io spontaneamente, ma è scritto in tanti
luoghi della Sacra Scrittura. Per esempio, c'è un salmo che dice: questa è la mia dimora, non perché voglio fare del bene a voi, ma perché io l'ho desiderato. Io sto bene in mezzo a voi. E poi evidentemente io faccio del bene a voi, certo. Ma la prima cosa, la più importante, io sto bene in mezzo a voi. Io vi amo come un fidanzato ama la sua fidanzata, come una sposa ama la sua sposa, il suo sposo. Anche questa è una cosa che c'è continuamente nella Sacra Scrittura. Dio ci vuole talmente bene, Gesù ci vuole talmente bene, come il fidanzato alla fidanzata, lo sposo alla sposa. E allora vuol stare in mezzo a noi. E notate bene, la parrocchia nostra, la nostra chiesa, è dedicata al Sacro Cuore. Ma che cos'è il Sacro Cuore? È l'esplosione dell'amore di Dio di Gesù per noi. Mi sono spiegato bene? A me piacerebbe che qualcuno dei nostri ragazzi, perché se uno spiega bene, i ragazzi devono averlo capito, mi dicesse: Gesù vuole abitare in mezzo a noi perché gli piace stare con noi, perché ha bisogno di stare con noi, così come lo sposo con la sposa. Ecco, questa è il pensiero che vorrei che entrasse nei nostri cuori. Gesù sta bene con noi. E poi uno, ciascuno di noi può dire: Gesù sta bene con me. Gesù lascia i cieli per stare con me, con tutti noi, ma con ciascuno di noi. Mi piace suonare questa idea, questo pensiero. Gesù vuole stare con me, specialmente noi consacrati lo capiamo molto bene, perché abbiamo dato a Lui tutta la nostra vita, ma perché Lui ha dato a noi tutta la sua vita, si è innamorato di noi. Allora sentiamo questo Gesù che ci ama immensamente. Vorrei che ciascuno lo sentisse. È innamorato di me, sta con me. Ma allora, la cosa più spontanea non è quella di dire: anch'io sto con te, anch'io voglio avere la tua presenza, la tua compagnia, il tuo amore. E da qui tanti propositi che non possiamo in questo momento dire tutti. Ma per esempio, perché veniamo così poco in chiesa, anche durante la settimana? Ci passiamo davanti, sappiamo che Gesù è qui, che Gesù mi vede passare, che aspetta, mamma, con quanto ardore, che io vada dentro e gli dica una parola di amore. Perché non lo faccio? Passo davanti alla chiesa, entro, guardo il tabernacolo, Gesù è qui. Gli dico che gli voglio bene. La messa domenicale. Ci sarà qualcuno di noi, siamo tanti, che nelle domeniche prossime non parteciperà alla messa? Vorrebbe dire che non ha capito che Gesù è innamorato di lui e aspetta la sua presenza per ascoltare la sua parola. Lui mi sta parlando e io sono a casa mia. No, vado perché lui mi aspetta, è innamorato di me e io lo sono di lui. Vado a sentire la sua parola. Lui vuole darmi se stesso nel pane, nel vino, nella comunione. Vado a riceverlo. Quanto più spesso. Ecco, allora ci deve essere da parte nostra questa risposta di amore. Ti immagini se il fidanzato vede la fidanzata fredda, insensibile, quanto dolore. Se il marito vede la moglie e viceversa, non rispondente al suo amore. E allora dobbiamo fare il proposito oggi di andare da Gesù e dirgli: Gesù, io ti voglio bene come tu le vuoi a me, per quello che è possibile, però nel desiderio io voglio ricambiare il tuo amore, perché sono anch'io innamorato di te, Gesù. Ecco, questo è un pensiero che vorrei lasciare a me, perché sto vivendo con voi
questa presenza di Gesù, questo amore di Gesù, e vorrei lasciare a voi come proposito: vado da Gesù perché lui mi aspetta, perché lui è qui, desidera il mio amore, si delude, si rattrista se io non corrispondo al suo innamoramento. E allora vedremo che la nostra parrocchia diventerà una comunità veramente viva di innamorati di Gesù, che poi quando uno è innamorato di Gesù ama anche i suoi fratelli e le sue sorelle, le due cose stanno insieme, e allora nasce da questo una unità, una collaborazione. Ho incontrato prima il consiglio pastorale parrocchiale, molto bene, avete il compito di far sì che tutti si innamorino di Gesù e si innamorino poi gli uni degli altri, e la parrocchia sia una comunità veramente in cui Gesù si trova bene. Ecco, questi siano i pensieri e i propositi che possiamo oggi meditare in un momento di silenzio, ma anche durante la giornata, e che affidiamo evidentemente al cuore di Gesù e anche al cuore immacolato di Maria, questo mese di maggio stiamo celebrando in modo particolare. Lei che è stata innamorata di Gesù e che lo è continuamente e che desidera come Gesù che noi lo ricambiamo con tutto il nostro cuore. Pagina 7, andiamo insieme dopo il Vangelo. Alla Chiesa universale, preghiamo.
di un impegno sociale operoso e maturo, e perché coloro che esercitano l'autorità sappiano essere sempre al servizio del bene di tutti, in special modo degli ultimi e dei più deboli, preghiamo. Per la nostra comunità parrocchiale, nel suo 30° anniversario, perché impariamo l'audacia della santità, il coraggio della testimonianza quotidiana e la passione per il Vangelo, preghiamo. Per i nostri ammalati, per gli anziani, per i più piccoli della comunità e per i giovani, perché impariamo a sentirci davvero uniti e solidali nella comunione fraterna e nel buon esempio reciproco, preghiamo. Per tutti noi che stiamo celebrando questa Eucaristia di festa e di gratitudine, perché i doni di Dio e la comunione tra noi ci aiutino a crescere nella santità personale e comunitaria, preghiamo. Dio onnipotente, accogli con bontà le preghiere a te rivolte in questo santo luogo che noi, umili e peccatori, abbiamo dedicato al tuo nome, per Cristo nostro Signore. Amen. Prima di presentare i nostri doni al Signore, scambiamoci un segno di amicizia e di pace.
sapere, recitando il credo. Credo in un solo Dio. Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, creato. Egli che è Dio infinito ed eterno, discese dal cielo, si
si umiliò fino alla condizione di servo e venne a condividere la sorte di chi si era perduto. Accettò volontariamente di soffrire per liberare dalla morte l'uomo che lui stesso aveva creato. Con amore che non conosce confini, ci lasciò quale sacrificio da offrire al tuo nome il suo corpo e il suo sangue, che la potenza dello Spirito Santo rende presenti sull'altare. La vigilia della sua passione, sofferta per la salvezza nostra e del mondo intero, stando a mensa tra i suoi discepoli, egli prese il pane. Ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò e lo diede a loro dicendo: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo prese il calice e, alzando gli occhi al cielo, a te, Dio, Padre suo onnipotente, rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Diede loro anche questo comando: ogni volta che farete questo, lo farete in memoria di me. Predicherete la mia morte, annunzierete la mia risurrezione, attenderete con fiducia il mio ritorno, finché di nuovo verrò a voi dal cielo. Per la tua Santa Chiesa, diffusa su tutta la terra e radunata nello Spirito Santo per l'amore del suo Redentore. Te lo offriamo inoltre per i sacerdoti a te consacrati, per questo tuo popolo che in te ha trovato misericordia e per i nostri fratelli defunti che ci hanno preceduto nella fiduciosa speranza della venuta del tuo Regno. Conserva scritti nel libro della vita i nomi di tutti, perché tu li possa tutti ritrovare nella comunione di Cristo, Signore nostro. Con Lui e con lo Spirito Santo, a te, o Padre, è l'onore, la lode, la gloria, la maestà e la potenza, ora e sempre, dall'eternità e per tutti i secoli dei secoli. Amen. La Cristo che risorto, ci
concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Cardinale amministrerà la comunione al centro della Chiesa, dove innanzi a io ci porteremo in fondo. Thank you.
Prima di dare gli avvisi vorrei invitarvi tutti adesso a fare un istante di silenzio. Abbiamo ricevuto il Signore, chi non l'avesse potuto ricevere faccia la comunione spirituale, cioè desidera riceverlo, come ci ha detto prima il Cardinale. E tutti facciamo un istante di silenzio in cui pregare gli uni per gli altri, è una cosa che non facciamo mai, di solito ciascuno prega per se stesso, no? Al massimo per la sua famiglia. Invece oggi vogliamo, nella festa della parrocchia, pregare gli uni per gli altri, i più piccoli per i più grandi per i più giovani, gli uni per gli altri. Signore, aiuta quella persona lì, aiuta i miei preti, aiuta i ragazzi dell'oratorio, aiuta quell'altra persona con cui magari faccio fatica ad andare d'accordo, aiuta la mia parrocchia, benedici la mia comunità. Preghiamo forte, intensamente il Signore. Vorrei invitare soprattutto i più giovani a guardare le pareti della chiesa, dove vedete ci sono dei lumini accesi. Ecco, quelli sono i segni della consacrazione. 30 anni fa il cardinale Martini passava a ungere col sacro crisma, questo unguento profumato, prezioso, le pareti della nostra chiesa, per dire questo luogo è un luogo speciale, come ci diceva prima il cardinale. E le foto di quel giorno sono esposte giù in salone, vi invito tutti oggi pomeriggio a guardarle, a vedere com'era la nostra chiesa all'inizio, a vedere anche tutti i sacerdoti che qua sono passati. E con questo voglio dire che appunto pomeriggio sarà un pomeriggio di festa. Comunque, anche se piovesse, noi facciamo festa perché è giusto oggi. Come? Alle 3 arriveranno gli sbandieratori, poi ci sarà il mago sereno per i più piccoli e via via tutte le altre attività che sono in programma fino a stasera a cena e dopo cena. Quindi siamo tutti super invitati a partecipare, mi raccomando. E poi anche domani sera concluderemo la nostra bella festa con la presenza di tutti i sacerdoti che appunto sono passati nella nostra parrocchia esercitando il loro ministero e coloro che qua sono invece nati e hanno magari celebrato anche la loro prima messa. Quindi anche domani sera cerchiamo di essere tutti vicini e uniti anche ai nostri preti e far percepire loro il nostro affetto. In questa giornata così speciale, un bel annuncio proprio per la nostra parrocchia. L'annuncio riguarda il seminarista Matteo Biancardi. Lo conoscete? No, non conosce nessuno. Sì o no? Come no? Sì che lo conosciamo, Matteo. Caspita, Matteo da 2 anni è in seminario, perché ha detto, ma chissà, forse il Signore mi sta chiamando. Il seminario serve a quello, a capire se il Signore ti sta chiamando. E dopo 2 anni di verifica con i suoi educatori, ecco, Matteo è stato ammesso dalla Chiesa tra i candidati al ministero ordinato, cioè la Chiesa del Bravo. Chiesa ha detto, bene, tu forse puoi diventare prete, è il primo passaggio, la prima tappa verso il sacerdozio. Però è una tappa importante, un po' come i due fidanzati che a un certo punto dicono, già, adesso ci scambiamo l'anello di fidanzamento perché abbiamo capito dopo un po' che siamo insieme che forse siamo fatti l'uno per l'altra e cominciano il fidanzamento, ecco. Il rito della ammissione tra i candidati al sacerdozio è un po' come il fidanzamento ufficiale per poi arrivare a diventare prete. Per dire che uno è fidanzato, col Signore non mette l'anello, vedete noi non abbiamo, a meno che uno diventi vescovo o cardinale, ma si mette un vestito particolare per dire ecco da adesso in poi tu sei dedicato al Signore. Quindi a partire da settembre Matteo indosserà l'abito clericale.
Tutto questo avverrà nella giornata del 7 settembre prossimo, che è un sabato, quindi favorisce la partecipazione di tutti noi, al mattino in Duomo davanti al nostro arcivescovo. Matteo con i suoi compagni celebrerà appunto il rito della ammissione e della vestizione. Il giorno dopo, che è domenica, pregheremo con Matteo tutti insieme qui nella nostra chiesa. E quindi questo bell'annuncio penso che sia il modo migliore anche di coronare questa giornata di festa. Nello stesso tempo, un grazie vivacissimo al Cardinale Coco Palmerlo. Che è arrivato apposta da Roma con noi, da Roma. I carabinieri mi dicevano, ma è l'arcivescovo di Napoli? No, no, è il cardinale che viene da Roma, dovete prendere uno che arriva addirittura da Roma, Quindi è stato un evento bello, importante quello di oggi, Addirittura avere qua un rappresentante della Chiesa, del Papa, a celebrare la festa della nostra comunità. Lo ringraziamo davvero di cuore, anche e soprattutto per la sua vicinanza al Cardinale Martini, che ha un po' riportato in mezzo a noi attraverso le sue parole e soprattutto attraverso la sua presenza. Grazie ancora di cuore, in immenso. Se Gesù vuole stare in mezzo a noi, che viene giù dal cielo per star qui, figuriamoci se poi non ci vuole tutti in paradiso. Vuole stare sempre con noi e quindi ci porterà tutti nella sua casa. E come dice questa orazione finale della Santa Messa, noi siamo destinati a vivere sempre nella sua casa in paradiso. Questo ci riempie di grande gioia. Adesso chiediamo a Lui la sua benedizione con noi. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito, il Dio, Signore del cielo e della terra, che oggi ci ha riuniti per l'anniversario della dedicazione di questa sua casa, vi colmi della sua gioia. Amen. Il Dio, che in Cristo ha voluto riunire tutti i figli dispersi, faccia di voi il suo tempio e l'abitazione dello Spirito Santo. Amen. Dio venga ad abitare nei vostri cuori, purificati da ogni colpa, e vi doni l'eredità eterna con i suoi santi. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Andiamo in pace. Nel nome di Cristo.